Ciao e benvenuti in questo nuovo tutorial di Nomad Sculpt per avanzati. Oggi vi faccio vedere come funzionano tracciato e curva. Ho aperto un nuovo file in Nomad Sculpt, ho la sfera, la classica sfera, vado ad eliminarla e scelgo per prima cosa la funzione tracciato. Eccola qua. Al momento non considero la funzione spline, vi farò vedere dopo cosa vuol dire, cosa succede se ora io mi posiziono su un punto qualsiasi del mio schermo. Vedo comparire questo cerchio rosso, mi sposto semplicemente sulla destra e questo all'inizio del mio tracciato. Ho due punti di aggancio solamente, se voglio aggiungere altri punti di aggancio mi basterà che mi posiziono in un punto qualsiasi dello schermo ed automaticamente Nomad Sculpt mi farà aggiungere un nuovo punto di aggancio, così all'infinito. Non ho nessun limite. Studiamo bene la curvatura di questo tracciato. Posso decidere di avere angoli più spigolosi e più definiti. Mi basterà premere col pennino una volta su uno di questi punti per vedere che cambia proprio l'angolatura, oppure ripremendo mi riporto alla situazione di prima. Quando voglio degli spigoli più vivi e più accentuati, il pallino diventa nero, cambia colore, quindi ci dà la possibilità di accorgerci di quello che stiamo facendo. In questo momento, per sbaglio, ho posizionato un dito sullo schermo e mi ha aggiunto un altro punto, nessun problema. Posso aggiungere punti anche nel mezzo tra un punto e l'altro, mi basterà posizionarmi tra un punto e l'altro per vederne comparire uno nuovo. Ora non aggiungo troppi punti per questo tutorial. La modalità spline, se io la seleziono, vedo comparire all'esterno i punti di selezione, mi si spostano all'esterno per permettermi di modificare in modo più morbido il mio tracciato. Anche in questo caso, se riclicco due volte, ho di nuovo una curva più accentuata. Non è il mio caso, in questo caso per spline preferisco riportarlo alla situazione di prima, quindi riclicco e così via. La modalità spline posso eliminarla e attivarla in qualsiasi momento, perché qua siamo in fase di modellazione e quindi nulla è ancora confermato. Poniamo che così mi va bene e procedo per la prima modifica, cliccando sul pallino verde che vediamo a video. Clicco e ora vedrò comparire a video una schermata nuova in alto con scritto chiuso, apertura, spline, raggio, modifica, specchia e convalida. Occhio a cliccare su convalida, questo lo faremo proprio per ultimo perché adesso dobbiamo modificare ancora a nostro piacimento la curva per vedere se così ci va bene o meno. Chiuso cosa vuol dire? Chiuso non è semplicemente che una curva chiusa. Se io lo clicco, Nomad Sculpt in automatico mi chiude la curva. Poi ho l'opzione apertura. L'opzione apertura è molto comoda se voglio creare dei tubi. Quindi se io lo clicco, vedete che mi si crea un tubo aperto dentro. Questa è un'opzione molto comoda e molto rapida per aprire all'interno un tracciato. Posso ancora decidere se avere il mio tracciato spline oppure no. Posso ancora in questa fase andare ad aumentare i punti di selezione. I punti possono essere aggiunti, non eliminati. Quindi posso solo aggiungere nuovi punti, non eliminare quelli esistenti. Posso decidere se avere un raggio diverso. In questo caso vedete che la funzione raggio non si può cancellare del tutto, rimane sempre attivata. In questo caso ci dà un punto solo per il raggio e lo notiamo dal pallino arancione. Quindi se io seleziono questo pallino arancione e vado a spostare il mio pennino, il raggio in automatico si modifica in modo uniforme su tutto il mio tracciato. Ma poniamo che voglio due raggi differenti, riclicco su raggio e vedo comparire in alto due simboli uguali, il che significa che posso modificare il raggio qui in basso oppure posso modificarlo qua in alto per avere uno spessore differente. Voglio più punti di modifica, mi basterà ricliccare su raggio
per veder comparire altri punti. In questo caso posso creare dei rigonfiamenti in qualsiasi punto della curva dove c'è il pallino giallo e creare delle forme che più si addicono al lavoro che sto facendo. Poniamo che questa sia la forma che desidero, è solo un test, ripeto. Posso decidere di modificarla in qualsiasi momento, se io disattivo modifica non vi preoccupate, scompare tutto, è solo un test a livello visivo per vedere se ci piace, come è venuto, se desideriamo la nostra curva così com'è. Specchiare cosa significa? Che con uno specchio lui mi crea una forma identica che io posso andare a modificare a piacimento per creare forme diverse. Ricordatevi, si può annullare e attivare in qualsiasi momento la funzione specchia e alla fine, se mi piace così com'è, vado a convalidare. Fate attenzione che in questo momento non è più modificabile, quindi ci troveremo in scena il nostro oggetto tubo che possiamo accettare o modificare con i pennelli che abbiamo già visto nel corso base oppure andare a cancellare. E vado a cliccare su curva. Le funzioni sono attive quando diventano gialle. In questo momento posso posizionarmi sullo schermo, vedete che sto tracciando una curva molto a caso che avrà uno spessore in automatico, avrà molti punti di modifica, li mette in automatico Nomad Sculpt, posso modificarla a piacimento come mi pare e piace. Stesso discorso di prima, chiuso. Okay. Aperto nel mezzo se voglio creare dei tubi, posso attivare o disattivare la funzione spline, ricordiamoci che anche qui posso avere delle curve a raggio più definite, mi basterà premere sopra un punto con il pennino, posso avere più punti all'interno del mio tracciato per modificare il raggio e così via e specchiarli con curva. Se io lo seleziono, posso creare in contemporanea più cose in scena. Se voglio, ad esempio, creare più oggetti, fare delle modifiche e vedere la differenza in tempo reale tra una curva e l'altra. Sono tutte selezionabili, sono tutte modificabili e così via. Finché io non convalido quello che ho selezionato in questo momento. Quindi vedete che mi basta selezionarli, modificarli e convalidarli e così via. Posso ad esempio, se voglio, specchiare questo, oppure posso convalidare questo, posso selezionarne uno e cancellarlo. Come vedete compaiono tutti in scena e così via. Quelli che non ho confermato sono in modalità tubo con il simbolo del pennello, gli altri sono in modalità mesh, oggetti tridimensionali. Se io entro in modalità tracciato, vedete, non mi consente di creare altri tracciati, va a modificare quello che io ho creato a video. Solo una volta convalidato, casomai se voglio creare un altro tracciato, mi basterà selezionare tracciato e crearne un altro e convalidarlo. Per questo tutorial è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like oppure iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo, vi ringrazio di aver guardato e ciao!